Cari colleghi medici, parlo sempre di fisica quantistica, meglio di medicina quantistica, perché fisica è troppo una parola impegnativa. Perché parlo di questo? Perché oggi, per forza, la base della medicina moderna deve essere quella della fisica quantistica. E io faccio sempre degli esempi. Ad esempio, il fatto che noi, se utilizziamo sapientemente una bobina, qualcuno mi dirà, ma cos'è una bobina? Non è altro che un filo avvolto. Ma questa bobina di cui vi parlo, che è la base di uno strumento di supporto nostro importante, che si chiama S-Drive, guardate la piastra dove voi metterete tre capelli, e adesso vi spiego che significato ha. Bene, quella bobina è una bobina particolare, in grado di esaminare lo spettro del vostro capello, fino a quel momento lì. E lo spettro del vostro capello cos'è? Se non l'insieme delle, guardate il mio dito, l'insieme delle frequenze che rappresentano tutto il vissuto di quel momento lì del vostro corpo, che è mente, che è corpo nel vero senso della parola. Allora voi capite bene che quello strumento, che sembrerebbe così semplice, ma dietro c'è una conoscenza scientifica profonda che si rifà a Tesla. Questa bobina strana che parte, arriva al centro, poi ritorna indietro, è in grado di esaminare il vostro vissuto. E cosa potrà servire, secondo voi? La fotografia, ho detto, del vostro vissuto. E guarda caso, potremmo avere tutte le informazioni, forse su patologie, certo, sull'alimentazione, certo, sull'inquinamento esterno, certo, sullo stato d'animo vostro, certo, il fatto che io sono inserito in una società che non mi comprende, sono deluso dall'atteggiamento oppure sono soddisfatto dall'atteggiamento. Tutto questo si chiama epigenetica. Epigenetica. Noi quindi valutiamo lo stato in quel momento lì, nel momento in cui noi prendiamo tre capelli, e guarda caso, in pochi minuti l'informazione che noi mandiamo in un centro di elaborazione dei dati ci ritorna indietro. E questo, badate bene, non può essere uno strumento che fa la diagnosi in automatico, perché siamo noi gli attori della diagnosi. È come dire che faccio fare un'ecografia, è come dire che faccio fare una risonanza, il senso è come dire che faccio l'S-Drive. La somma di tutte le informazioni permettono a noi medici di fotografare lo stato del nostro paziente in maniera sempre più precisa, sempre più dettagliata. E questo è uno strumento fantastico.